Come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao a tutti, io sono Max Barile e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Hocus Domus, il programma di magia che si fa in casa, ma che si guarda sul web. Puntata ricca di magie. Puntata particolarmente dedicata ai giochi con le carte. Per la magia di oggi ho preparato qualcosa di veramente speciale. Il gradito ospite di questa puntata è l'illusionista Leonardo Carrassi. Thank you.
Da giovanissimo Leonardo si esibisce tra orfanotrofi e ospedali di guerra nei paesi in via di sviluppo. Lavora professionalmente per hotel e navi da crociera e gira tutto il mondo grazie al suo lavoro. Scrive libri e articoli per i maghi. In questo video Leonardo ha voluto omaggiare il grande maestro dell'arte magica, Tony Sraidini. E siamo giunti al momento che stavate tutti aspettando, lo spazio dedicato ai giovani maghi. I giovani maghi non vedono l'ora di ricevere i vostri applausi. Cominciamo subito. Signore e signori, ecco a voi Nicola, in arte Raffaelito. Salve, il numero che vi presento stasera è un classico numero con le carte, almeno apparentemente. Come potete vedere, tutte le carte sono diverse. Però, per sicurezza, giusto per evitare equivoci, il mazzo lo mischio lo stesso. Ok, così non posso imbrogliare in nessun modo. Adesso scegli una carta, quella che vuoi. Ovviamente io non guardo. E falla vedere ai nostri gentili spettatori. Bene, con calma. Te la ricordi, sì? Perfetto. Ok, quando vuoi mi dici stop in un punto qualsiasi. Qui? No, non ancora. Altro poco? Va bene. Ok, mettila qui. Perfetto. Adesso diamo una bella mischiata al mazzo. E ancora un'altra, in questo modo. In questo modo la carta è completamente persa dentro al mazzo. Ma se vogliamo essere precisi, ne possiamo fare anche un altro. Perché no? Ecco qui. Adesso io aggiungerei un tocco in più di magia, e cioè un classico foulard per i giochi di prestigio, che come potete vedere è vuoto da entrambi i lati. Ci metto il mazzo sotto. A proposito, ma sapete perché lo stiamo facendo? No, nemmeno io. Però non fa niente, continuiamo. Ecco qui, è solo per creare un po' più di mistero. Tutto il mazzo di carte lo avvolgo dentro il foulard, in questo modo. Il foulard lo accartoccio così intorno al mazzo di carte. Adesso, come potete vedere, tutto il mazzo di carte è qui dentro. Ma se io gli do una piccola accarezzata e faccio uno schiocco, ecco che la carta dello spettatore esce fuori da sola. Piano piano, abracadabra, eccola qui. Vi scommetto che la carta era questa, giusto? Bene, e ovviamente, se qualcuno non ci crede, ecco qui tutto il mazzo di carte che si trova dentro al foulard. Il foulard, come vi ho detto prima, è completamente vuoto. Non c'è trucco e non c'è inganno. Grazie. E adesso, signore e signori, è la volta del mago Peter. Ecco una piccola routine per gli amici di Max Barile. Un mazzo di carte e vorrei tirare fuori i quattro assi. Ecco qui, primo, secondo, terzo e quarto asso. Chiaramente nel mazzo non ci sono duplicati e i quattro assi possono essere anche firmati da quattro spettatori. Questi quattro assi li andiamo a disperdere così nel mazzo. Primo, secondo, terzo e quarto, così. Andiamo a mischiare il tutto. E chiaramente questi non si trovano in fondo. E non si trovano neanche in cima, così, né fra le prime né fra le ultime. Andiamo a mescolare nuovamente tutto, così. Ora, io non so dove si trovino all'interno del mazzo, però cercherò di rintracciarli in una maniera un po' particolare, così. Primo asso. Secondo asso. Terzo e quarto asso. Ma non solo, posso prendere questi quattro assi, così, andarli a disperdere nel centro del mazzo e mi basterà soltanto un piccolo taglio
e ecco il primo, secondo, terzo e quarto asso di nuovo qua. Ora, osservate bene. Questi assi dovranno sparire uno alla volta ora. 1, 2, 3, 4, ci sono ancora tutti. Vediamo un po', primo asso. Sparito. Ne rimangono solamente 3. Così. 1, 2 e 3. Secondo asso. Sparisce, ne rimangono 2. Terzo asso. A vista. Sparisce e ne rimane solo uno, l'asso di quadri. L'asso di quadri è il più difficile perché è qua e voi sapete già che andrà a sparire, però anche questo sparisce, così, e chiaramente anche questi assi li ritroverò in questa maniera. Uno, questo dovrebbe essere il primo, sì, primo asso, secondo, terzo e quarto asso. Ora questi assi li andiamo a mettere in quattro punti differenti del mazzo in questa maniera. 1, 2, 3, 4 punti differenti del mazzo e andiamo a chiudere in questa maniera. E disperdiamo totalmente gli assi. E ora li troverò in un modo assai particolare, state attenti. 1, 2, 3, 4 assi. E qui ho il primo asso, l'asso di quadri. Il secondo asso, i fiori, quello di picche e quello di cuori. Così. Attenzione, per finire, non voglio neanche manipolare il mazzo. Inserisco gli assi in quattro punti differenti e isolo il mazzo dalle mie mani in questa maniera. Potete vedere gli assi veramente nel centro, potrebbero essere anche firmati da quattro spettatori, così, veramente nel centro. Voglio isolare il mazzo mettendolo nella custodia, che faccio controllare da uno spettatore, che sia realmente vuota. Lo spettatore la può controllare, ovviamente è solo uno spettatore, vi dovete fidare. Andiamo a prendere la custodia e mettiamo tutte le carte all'interno, così. E chiudiamo. Ora osservate attentamente. Primo asso. Secondo asso. Terzo asso. E l'ultimo asso. Qua. Grazie e un saluto a tutti quanti. Bravissimi, tutti e due bravissimi. Ma adesso la parola passa a voi. Fatemi sapere, scrivendo un commento qui sotto il video, se avete preferito la magia di Raffaelito o la magia di Peter. Avrete 5 giorni di tempo, compreso il giorno di pubblicazione di questo video, quindi controllate la data, per esprimere le vostre opinioni. Allo scadere dei 5 giorni tireremo le somme. Colui il quale avrà ricevuto maggiori apprezzamenti riceverà il mio regalo, come sapete un mazzo di carte preso dalla mia collezione. Per questa puntata è tutto. Aspetto i vostri commenti, spero che vi siate divertiti e se vi siete divertiti non dimenticate di lasciare un bellissimo like. Ciao a tutti da Max Barile, alla prossima puntata!